milanese, laureato in ingegneria politecnico di Milano e in economia a Cambridge, è stato ricercatore presso la Svimez con Pasquale Saraceno, presidente del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche e dell'ICIPU, vicepresidente del Nuovo Banco Ambrosiano, poi vicepresidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. È stato ministro per le privatizzazioni del governo Amato e poi ha avuto la carica di ministro del commercio estero e l'interim all'industria con il governo Ciampi e da ultimo ai lavori pubblici e all'ambiente con il governo Dini. È stato presidente della Biennale dal 98 al 2002 e dal 2008 è ritornato in questa carica. È vicepresidente del FAI, consigliere d'amministrazione della Svimez, sarà importante anche una sua riflessione sulle cose che abbiamo ascoltato di Menichella, che è stato uno dei promotori della Svimez insieme a Rodolfo Morandi e a Pasquale Saraceno in quegli anni, nel primo dopoguerra. Ha scritto numerosi saggi, numerosi volumi. Segnalo tutti i suoi interventi su tematiche che riguardavano l'industrializzazione del Mezzogiorno, in generale il Mezzogiorno nei quaderni Svimez, il Nord e Sud, la nota rivista, nella rivista economica del Mezzogiorno, il trimestrale della Svimez e appunto varie monografie. Ecco, noi in ragione di questo suo impegno di riflessione, poi un impegno operoso, attivo, sul Mezzogiorno, abbiamo pensato di conferirgli il premio Menichella per il 2016, proprio recuperando le cose che si dicevano prima, la necessità di un'analisi coerente, un'analisi precisa della realtà meridionale, ma anche la necessità di prefigurare un piano di azione che sia non visionario, ma anche un'azione praticabile, e la riflessione importante su alcune delle questioni che tu ponevi: la qualità delle classi dirigenti, del ceto burocratico amministrativo del Mezzogiorno, gli altri fattori che limitano lo sviluppo del Mezzogiorno, su cui converrà sicuramente il professor Baratta dirà qualcosa. Ecco, è in ragione di questo che abbiamo pensato appunto di dargli, di conferirgli questo premio. È un premio simbolico, come potete immaginare, ma per noi è importante che abbia accettato di venire a Foggia, di conoscere anche la nostra realtà. Era stato 20 anni fa a Piccari, se non ricordo male, e in qualche altra rapida incursione sul Gargano, credo per un convegno, ma ci ha ricordato, mi veniva in mente proprio riflettendo sulla la relazione che ci ha tenuto il dottor Mincuzzi, ha ricordato stamattina di essere venuto in Basilicata, di aver visitato molti dei paesi della Basilicata con Pasquale Saraceno, perché così si faceva allora, con un pulmino giravano paese per paese per conoscere il Mezzogiorno e non elaborare a tavolino progetti mirabolanti, come dire, senza conoscere la materialità del nostro sviluppo, del nostro sottosviluppo. Anche se non risolveremo mai il dilemma se la storia ci insegna qualcosa o se noi, nonostante la storia, continuiamo a commettere gli stessi errori. Quindi non è in questo senso che accetto innanzitutto la sollecitazione a parlare dopo l'intervento su Menichella. In Menichella gli rendo omaggio, perché insomma il nome del premio ce lo ricorda. Io ho conosciuto Menichella perché aveva la stanza alla Svimez davanti alla mia, quindi era una conoscenza di quasi dimestichezza. E lui veniva alla Svimez dopo l'affare fatto governatore. Io sono entrato alla Svimez nel 67-68, l'anno in cui ci siamo sposati, quindi sono due storie belle tutte e due.
dal 67 al 68, Menichella era allora presidente della Fondazione Giordani, e con Pasquale Saraceno si riunivano appunto in questo ufficio che era la sede della Fondazione Giordani e confabulavano lungamente. E di cosa confabulavano? Confabulavano due, diciamo, macigni nella storia della finanza e del risparmio in Italia sull'allocazione del portafoglio della Fondazione Giordani, che assommava a circa 5 milioni di lire. Cioè. E durante la crisi del 63 avevano perso molti quattrini. E qui imparai una prima cosa molto importante: due grandi uomini pubblici non necessariamente sono capaci di fare gli interessi privati, e questa può essere anche una sorta, una legge fondamentale del comportamento umano e delle aspirazioni e delle ambizioni dell'uomo. Menichella poi lo consultammo per raccontarvi due piccoli episodi per definire anche meglio questa figura molto, era molto autorevole, molto severo, molto affabile, ma lui aveva vissuto in passo passo la formazione della Cassa per il Mezzogiorno negli anni 50, anzi 49-50, con tutti gli scambi attraverso le ambasciate americane, come è stato già ricordato, mi sembra, dal racconto, la Cassa per il Mezzogiorno nasce la Banca Internazionale dello Sviluppo per finanziare l'Italia, e dice: ma a chi li do sti soldi? De Gasperi dice: dagli a me. E lui dice: no, vorremmo vedere al di là, no, la scarsa fiducia nei paesi che chiedono soldi e non si sa bene cosa ne facciano. Era proprio nella cosa stessa, cioè si chiedeva un organismo che fosse in grado di realizzare progetti che potessero essere messi dall'altra parte della cartella a fronte del finanziamento americano. E nasce la Cassa per il Mezzogiorno a seguito di varie sollecitazioni, ma il fatto dominante è questo: noi non vi diamo i soldi se voi non ci fate vedere un'amministrazione che realizza dei progetti che sono identificabili, leggibili, comprensibili. E la Cassa nacque e partì rapidissimamente perché aveva accumulato progetti del passato, e tutti i progetti delle bonifiche in agricoltura, eccetera, furono ritirati fuori immediatamente. Partì la Cassa, fu un fenomeno rapidissimo negli ultimi primi anni. Allora si voleva fare la storia, perché sono stati 2-3 anni di colloqui tra America, finanza, e da Menichella volevamo sapere, perché mio collega Salvatore Caffiero voleva scriverci un libro che poi ha scritto, volevamo sapere in retroscena le cose, i fatti, come erano veramente andati. E Menichella disse: io mi spiace, ma io ho vissuto queste cose come uomo pubblico e con una responsabilità di ordine pubblica, e quindi ritengo di non dovere rivelare tutto quello che ho sentito e fatto, perché mi è stato detto, in quanto avrei, come dire, conservato nella riservatezza di un uomo pubblico. Questa è una seconda pennellata su quello che erano queste persone, difficili da trattare, ma certamente nello stesso tempo facili, perché erano leggibili con estrema trasparenza e chiarezza. Un po' ostiche, perché per noi giovani era però un elemento di grande formazione, non saprei dirlo diversamente. La Menichella Saraceno voleva dire Iri, quindi in quegli anni io ebbi una specie di, io ci sono stato 13 anni, una specie di, come dire, di bagno di conoscenze su cosa è la ragione della crisi degli anni 30, cosa era stato l'IRI, lo sviluppo italiano in quegli anni, le sue difficoltà, la crisi bancaria, e ne ho tratto un tema al quale ho dedicato poi anche studi e riflessioni successive, anche con occasione di discussioni recenti, la promozione dello studio dell'IRI sull'IRI. La convinzione è che quei signori, Beneduce come primo ispiratore, Menichella che lo raggiunge all'IRI, e Menichella era direttore di una delle società finanziarie del credito italiano, e quando Beneduce fa l'IRI in 12 persone, nasce e chiama Menichella a dirigere, e Menichella poi cerca un ragazzo che gli faccia la cosa e chiamano Saraceno, e Saraceno entra come un giovane esperto di, come dire,
economia industriale. E, tra l'altro, Menichella raccontava una cosa che può interessare lei, comandante, che quando si trovarono di fronte a tutta l'intera situazione di crisi delle industrie, non sapevano come andare a esaminare i singoli casi, che non, cioè, non avevano, con 12 persone, non avevano personale per fare istruttorio o ispettorato, questa era. E mi raccontava Menichella che la prima verifica fu su una società pugliese, che lui la fece fare tramite la stazione dei carabinieri, cioè non aveva altro strumento per andare a conoscere questa realtà che la stazione dei carabinieri. Quindi l'IRI, l'IRI e la realizzazione della riforma del 1936 è assolutamente, di questo va conservata memoria e chiara lettura, è la più importante costituzione economica che un paese come il nostro si sia dato nella sua storia, almeno per quanto riguarda l'organizzazione del risparmio. È dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale, un capolavoro. È una storia lunga, fatta di separazioni, separatezze, ma tra l'altro c'è uno degli elementi caratteristici è una considerazione precisa. Le crisi bancarie vanno risolte subito. Si mandino a casa i banchieri, ma non si distruggano le banche. Un insegnamento che dal 2008 il mondo non sta seguendo, riesce a fare nell'uno nell'altro, insomma, con le conseguenze di un sistema bancario bloccato nelle sue stesse stringhe. Ma la riforma del 33, il risanamento IRI ha voluto dire basta, no, non solo ti do i soldi, non ti do più i soldi per andare avanti così come stai facendo, risanamento cui seguiva la riforma. Un'operazione da questo punto di vista di una lucidità e di una ferrea lucidità che consentì al Paese nel dopoguerra, per farla breve, che mentre tutta la parte, fino alla seconda guerra mondiale, banche e industrie erano andate strette una fianco all'altro a spese della Banca d'Italia, perché ci si rifinanziava in Banca d'Italia presentando titoli di società fallite e di banche fallite, e si era creata una circolazione monetaria tutta fasulla, e sulla Banca d'Italia gravava il peso della ricapitalizzazione dell'industria di fatto, non in forma di ricapitalizzazione ma in forma di prestiti. Dopo il secondo dopoguerra, grazie a quella riforma, il sistema bancario, sgravato del compito di doversi occupare direttamente dell'industria, poté procedere su un'autostrada e il paese poté contare su un sistema bancario stabile, costantemente stabile, che fornì risorse a tutto lo sviluppo industriale degli anni 50, avendo strutturato fuori del sistema bancario le capacità e gli strumenti per intervenire nei casi di crisi, perché lo Stato poi intervenne successivamente, lo Stato promosse industrie e intervenne successivamente, ma questo fu fatto tramite il circuito fiscale e tramite gli strumenti vari dei risanamenti e dei salvataggi, ma non passò più attraverso Banca d'Italia il diretto coinvolgimento del risparmio e della moneta nelle operazioni di salvataggio industriale. E questo ha creato una Banca d'Italia che è potuta anche vivere di questo, come dire, il lavoro sporco le è stato tolto, ecco, tanto per essere molto brutali, e di potersi dedicare alla moneta, allo sviluppo del credito, allo sviluppo della moneta, al controllo della moneta, e di diventare anche quell'esempio, no, di luogo nel quale è maturata una classe dirigente sulla quale non si affastellavano compiti oscuri e occulti, erano compiti precisi, delimitati, e poi non a caso poi una Banca d'Italia che godeva del prestigio del paese, che ci ha dato Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Dunque non sono storie secondarie queste rispetto a quella storia originale. Quella Banca d'Italia ha significato una scelta istituzionale, e gli italiani nei confronti del risparmio non hanno avuto problemi di sorta fino ad anni in cui o qualche delinquente, o quando negli anni recenti
si sono allentate le misure che allora erano state identificate nei confronti delle banche, si sono incominciate ad avere dei problemi. Tanto per essere chiari, molte cose che avete udito dalle banche recentemente sono ripetizioni di cose che venivano fatte prima degli anni 33 da alcune banche italiane e allora dopo la riforma avrebbero dovuto essere interdette, ma l'internazionalizzazione della stessa Europa ci ha portato un pochettino fuori da quelli che erano i binari che ci avevano tracciato quei nostri antenati e quei nostri maestri. Basta sul bancario, basta sulla storia vecchia, però devo anche ricordarvi che in quegli anni la tensione era molto forte nei confronti dello sviluppo del Mezzogiorno, dopo che le partecipazioni statali risanarono le industrie napoletane, le industrie del sud che erano state massacrate dalla guerra e dovettero essere riconvertite a un'industria di pace, fu un lavoro difficilissimo, molto difficile. Le varie Ansaldo, le varie le siderurgie, eccetera. Negli anni successivi, vi ricorderete la disputa, ma tanto il Mezzogiorno ci sono tempi lunghi, si trasformerà da solo, vedremo cosa succede e poi forse si svilupperà l'industria. Ci fu invece una posizione che disse no, questo è il momento di promuovere anche con qualche forzatura lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Come andava il ragionamento? Il ragionamento andava molto semplicemente così, viviamo in quegli anni, si viveva, l'economia italiana viveva un tasso di crescita del 5% e il tasso di crescita della produzione industriale 8%. Un tasso medio di crescita della produzione industriale dell'8% vuol dire che c'erano industrie che crescevano al 30%, altre al 40%. Ora, di fronte a questo fenomeno, di fronte al fatto che questo fenomeno avrebbe potuto durare a lungo, la previsione era che sarebbe durato a lungo e fu giusta la previsione, perché dal 52-53 questo fenomeno durò almeno fino al 73, sono 20 anni sostanzialmente. Questi tassi di crescita evidenziavano una cosa, che lo sviluppo della produzione industriale non sarebbe avvenuto tramite marginali aggiunte agli impianti esistenti, ma la stessa industria avrebbe dovuto ipotizzare nuovi impianti, cioè nuove aggiunte molto, molto grosse, cioè entità nuove. Cioè non appunto quella, la crescita che oggi invochiamo dell'andare avanti con le nostre strutture esistenti. E fu quello il momento in cui si disse, bene, di quella nuova capacità produttiva che la realtà italiana si può concedere in questo periodo di tempo, una parte vada al Mezzogiorno. E fu una lotta, non fu una cosa gratuitamente accolta. E si disse una parte importante di questo, il lavoro doveva essere in parte svolto dalla Cassa per il Mezzogiorno per le sue operazioni anche di riqualificazione di aree industriali, potenziale sviluppo, e delle partecipazioni statali che erano lo strumento che in quel momento consentiva prendere delle decisioni. Perché? Perché era uno strumento che consentiva di progettare in funzione del futuro e di realizzare le cose che si intendevano, un sostituto di imprenditorialità, cioè un'imprenditorialità pubblica. Non era sviluppo di piccole e medie imprese, perché quello non accadeva, quello può accadere spontaneamente. Allora si discusse molto se le partecipazioni statali avrebbero dovuto anche fare piccole e medie imprese. Saraceno saltava sulla sedia, e siccome noi abbiamo un corpo di manager importanti nelle grandi gruppi, nei grandi impianti, come possiamo pensare che devono progettare a 5 anni, che progettano a 15 anni, la piccola e media impresa è fatta di gazzelle, è fatta di imprenditori che devono rapidamente adattarsi, noi siamo un moloch, siamo qualcosa di molto rigido, che è bene che ci dedichiamo all'infrastrutturazione industriale del paese, alla siderurgia, alle grandi imprese, no? Qui si aggiunge poi l'ENI dalla parte chimiche, petrolchimiche, eccetera. E quindi lo sviluppo tramite le partecipazioni statali non poté essere che tramite questi grandi impianti di cui si identificava l'opportunità al fronte del fatto che la produzione cresceva. Io
entro alla Svimez, ero ancora vestito da militare, ma perché ho fatto anche, dopo che mi sono fatto anche servizio militare, e Saraceno mi srotola sul tappeto nella pianta di Napoli dintorni col progetto Infrasud, che prevedeva questa grande autostrada. È molto interessante perché fu, da parte dell'IRI, fu un intervento di città, quando la Cassa per il Mezzogiorno in città non ci andava, la Cassa per il Mezzogiorno stava intorno, no? Stava autostrade, strade, infrastrutture, riforma agraria, cioè. In città non ci sono esempi di grandi interventi. Quello invece era l'IRI che si candidava a risanare Napoli, grande infrastruttura che resta, la grande tangenziale, ma quella doveva andare al Lago Patria, e al Lago Patria ci doveva nascere un porto industriale dove si doveva trasferire Bagnoli e fare degli impianti a ciglio di banchina, per cui il mio primo compito fu andare in giro a studiare tutte le industrie italiane che potevano avere bisogno di una nuova infrastruttura portuale per svilupparsi come industrie a ciglio di, a porto, di porti, tipiche del porto. E la cosa non fu fatta, anche perché in Napoli si ribellò alla chiusura di Bagnoli, e Bagnoli, perdendo un'occasione straordinaria, ma si volle mantenere Bagnoli, si spesero miliardi per rimettere a posto l'impianto che si sapeva doveva essere distrutto, e perché era potenzialmente non economico, ma si pagò il prezzo anche ancora una volta a difficoltà di trasformare, di avere un progetto di sviluppo industriale compiuto anche dalla classe dirigente o dalla classe politica, la quale temeva che cancellando Bagnoli sarebbe diminuita, come dire, la base operaia della società napoletana. Poi come ministro dell'ambiente detti i primi 200 miliardi per il risanamento di Bagnoli, ma sono ancora là, e io sono qua e loro sono ancora là. Questo per dire, ecco, non ci sono state, non sono mancate le opportunità per prendere delle decisioni, ecco, sono decisioni non prese, anche di fronte alle opportunità che sono state presentate. Qui viene la seconda, appunto, la seconda parte, diciamo tutta la restante parte, fino a un certo periodo la Cassa sviluppa i suoi progetti e si discute che questi progetti devono essere integrati, grandi, piccoli, insomma, argomenti che potete immaginare. E a me fa molto piacere aver ascoltato stamattina, oggi, poco fa, il collega, perché se avessimo in quei dibattiti avuto persone che ragionavano in questi termini molto, molto tranquilli, sereni e professionali, ecco, ci saremmo alleggeriti di tanto dibattito inutile, ma insomma avremmo forse provveduto a mettere le cose sul tappeto in modo più chiaro, invece di estendere i discorsi sempre oltre ogni prevedibile orizzonte. E venne il momento della decisione se la cassa, cosa doveva essere la cassa in sostanza. La cassa era, dalla decisione era, o facciamo un soggetto che fa poche cose precise sul territorio, o lo mettiamo dentro un marchingegno di finanziamento straordinario. E purtroppo fu scelta la seconda strada, e l'istituto regionale non aiutò, perché allora si incominciò a parlare di sovranità, e quando si incomincia a parlare di sovranità il progetto diventa, va in secondo luogo, e comincia quello delle competenze, comincia quello sul io comando e a me basta comandare, quando la cassa invece era il luogo nel quale si doveva innanzitutto aderire alla progettualità e semmai occuparsi delle cose che potevano succedere una volta fatte quelle. Invece no, ci sia tutti addosso alle cose che si potevano fare, e ci fu questa situazione paradossale. Tutti gli enti locali del Mezzogiorno chiesero sovranità, sovranità e sovranità per decidere che cosa doveva fare la cassa. Non si facevano i piani complessivi, ma contemporaneamente queste stesse autorità locali facevano il giro del palazzo, entravano dalla porta di servizio della Cassa per il Mezzogiorno e chiedevano alla Cassa per il Mezzogiorno di fare minute opere sul loro territorio. Dove la progettualità grande era puramente pura retorica istituzionale, presentata come grande retorica della programmazione, degli grandi accordi programmatici tra regioni, comuni, province, Cassa per il Mezzogiorno. C'è un magnifico articolo di Pescatore su questo,
racconta di susseguirsi di leggi che ipotizzavano questi balli nazionali di soggetti che avrebbero dovuto fare prima le priorità, poi le decisioni, nelle quali si annegò la progettualità concreta dei singoli possibili progetti. Ma nello stesso tempo io poi mi trovai come Ministro dei Lavori Pubblici a dover accogliere le opere della Agent Sud, si chiamava, quando ci fu la liquidazione della cassa, le opere residue, che non, quelle non completate, vennero attribuite ai vari organi statali secondo le competenze. Io ero allora Ministro dei Lavori Pubblici, mi arrivò una valanga di piccole opere di cui non si riusciva a arrivare a capo per volumi così, dove sulla grande progettualità si fecero discorsi vaghi e molte parole, e sul piccolo oggetto neanche, era semplicemente si chiedeva alla cassa una funzione sussidiaria, ma per piccolissime cose, in genere lasciate incomplete perché poi mancava il finanziamento, eccetera. Così, diciamo, io posso dire che da quel momento in avanti non si può più parlare di intervento straordinario, gli storici potranno dire che è continuato, eccetera, ma è finito quell'epoca, e il resto è stato un seguire le cose che sono avanzate e niente più, niente meno. Quindi l'intervento ha subito le conseguenze di una mancanza di chiarezza sul cosa significa responsabilità e cosa significa progettualità. Avanzare la sovranità rispetto alla capacità progettuale è un esercizio che la politica fa facilmente, ma poi si ritrova con niente in mano. E questo è uno dei più grandi snodi per un'area che deve sviluppare, perché un'area che deve sviluppare, se non ci sono i progetti, non si trova neanche il capitale per farli. E quando prima chi mi ha preceduto diceva, ma noi dobbiamo presentarci, quando veniva Nicolato Menichella, quando diceva, ma io devo presentarmi a un investitore estero con la chiarezza di una rappresentazione di una realtà, non bastava quello, ci bisognava presentarsi anche con progetti che avrebbero dimostrato come noi intendevamo modificare quella realtà, e cioè che cosa avrebbero trovato venendo qui, in termini di, non soltanto di forza lavoro, in termini di infrastrutture, in termini di realtà locale. E mi fa piacere che tutti oggi concordino sul fatto che lei, caro comandante dell'Arma dei Carabinieri, ha un ruolo ai fini del futuro economico molto importante, perché se io dovessi oggi scrivere a qualsiasi signore che mi ponesse la domanda quali sono gli elementi essenziali della vita locale che possono interessarmi o possono respingermi, perché ogni volta che uno cerca di fare un investimento fa un confronto tra diverse realtà, non è che ha deciso già lo vedi. E la prima cosa che si troverebbe di fronte è la situazione per quanto riguarda la sicurezza. I peggiori nemici di qualsiasi forma di sviluppo, di investimento, è il disordine nella illegalità ed è malavita più o meno grande, più o meno piccola, non importa. Sono i peggiori ostacoli oggi a che si possa prendere in considerazione una zona come potenziale luogo di un investimento che possa permettere a chi viene di trovare delle condizioni confrontabili con quelle che trova altrove, perché poi di questo si tratta, non di più. Se devo, non mi lacererei tanto sulla classe dirigente meridionale che recita questa sua parte continua di lamento, poi successiva eccesso di richiami alla sua grandezza, una megalomania questuante, non so come dire, no? Che è questa dei convegni che formato. Questo non è la causa del mancato sviluppo, è il risultato del mancato sviluppo. Perché quando non c'è sviluppo, qualsiasi classe dirigente incomincia a mugnare, a trovare colpe altrui e non la propria, e a trasmettere alle generazioni che vengono il senso o di una grandezza mancata, o di una colpa altrui, o di una necessità di riscatto. Il Mezzogiorno è ancora l'unica area
del mondo che usa la parola riscatto per se stessa, che significa proprio anche dal punto di vista verbale, sembra voler dire proprio c'è, sono colpe storiche dalle quali dobbiamo riscattarci, via per favore queste cose. Ecco, queste davvero le lascerei al meridionalismo di vecchio stile, al meridionalismo che pur c'è stato. Parliamo di quello che è nel concreto, e lei l'ha fatto egregiamente, una realtà difficile. La realtà difficile oggi è misurata essenzialmente dalla disoccupazione giovanile. Qualsiasi altro problema potrebbe essere risolto con qualche intervento di supporto, ma il fatto che ci troviamo con una disoccupazione giovanile di questo genere riporta questa realtà a quella che era quella che studiavamo noi negli anni 60 e che studiavamo allora, che quando identificavamo e misuravamo, anche qui sempre misurare la realtà, questi ci hanno sempre insegnato, non parlare senza mettere la misura alle parole che dici, questo è il primo insegnamento, io aggiungo una cosa, noi in effetti misuravamo il futuro in qualche modo, cioè non eravamo lì degli storici, ma davamo delle misure a quello che poteva essere il futuro, e se non si fa questo non si sa di cosa si parla. Il problema, allora noi dicevamo, il problema del Mezzogiorno, di tutto il Mezzogiorno, di qualsiasi regione, qualsiasi provincia, era l'eccesso di manodopera nel settore agricolo e in alcuni altri settori dei servizi, soprattutto il commercio al dettaglio. Cioè nell'agricoltura c'era una quantità enorme di sottoccupati che non consentivano all'agricoltura di avere della produttività efficiente, quindi di fare degli investimenti, e che dovevano essere tolti dall'agricoltura tramite che cosa? O l'immigrazione o l'industrializzazione. Il discorso era molto semplice. Da qui la industrializzazione come priorità per il Mezzogiorno era stata affermata in tutti quegli anni con grande forza. Non bastava, già allora avevamo una chiara idea dei limiti del turismo, nel senso che oggi vi inviterei tutti a vedere cos'è Venezia con il turismo. Il turismo, se davvero diventa la sola economia dominante, provoca più problemi di quanti ne risolve, quindi anche il turismo va utilizzato al massimo con tutti i vantaggi possibili, con grande intelligenza, facendo venire investimenti, ma sapendo che è un'attività, come dire, delle tante che concorrono a formare un'economia così complessa come la vostra. Così come allora noi identificavamo nella sovrappopolazione agricola, chiamavola come volete, o sottoccupazione agricola, ed era la massa, allora partivamo sempre da analisi di tipo demografico, cosa che già anni che non si fa più e con risultati negativi, perché se oggi ne sapremo molto di più e avremmo anche previsto meglio certi sviluppi se avessimo fatto analisi demografiche più attente. Ma l'analisi demografica che il Sud dava ancora numeri insieme alla sottoccupazione agricola dava questo enorme bacino di manodopera che per diventare produttiva doveva essere sottratta ai settori che non potevano accoglierli e portata a ripeto, o emigrare o industrializzare. E secondo la, non doveva essere questo lasciato ai lunghi tempi, ma doveva essere, come ho detto, realizzato con interventi anche molto energici e molto puntuali. Incentivi, interventi di partecipazione statale, infrastrutturazione e quant'altro. Oggi dovrei dire che farei un ragionamento analogo sulla disoccupazione giovanile. Cioè abbiamo un contingente di... Diciamo, no, tutti quelli che hanno i capelli bianchi in Italia hanno pensato a qualche sistemazione per sé nel corso degli ultimi anni. L'Italia ha un welfare state pensato sulla vecchiaia, sulla prosecuzione della vita il più lunga possibile, ha avuto una politica della casa pensata per la stabilità assoluta del singolo individuo e della singola famiglia, quindi tutto un welfare pensato per persone che ambivano ad una sana, matura vecchiaia. E tutto è stato finalizzato a quello. Noi per la parte giovane della società non abbiamo sostanzialmente niente.
abbiamo scombinamenti tra corsi di laurea che seguono e forse possibilità di impiego, non abbiamo strumenti, non abbiamo un'edilizia a favore dei giovani che desiderano trasferirsi, non si trovano case in affitto nelle città dove i giovani potrebbero andare per il primo impiego, cioè non abbiamo fatto nulla e ripeto nulla perché non c'è un esempio, insomma non ci sono neanche gli asili nido nelle grandi città italiane, le mamme cala il tasso demografico e una delle cause è che tra l'altro non c'è nulla per assistere le giovani famiglie, le giovani madri e i giovani che da queste nascono. E quindi siamo a un punto critico perché abbiamo un sovrappiù di ragazzi giovani in un'economia e una società che non fa niente per loro e non ha messo in piedi gli stessi strumenti che ha messo in piedi per garantire, e quindi non a caso quali sono i genitori che ospitano i figli a casa, perché abbiamo promosso l'industria della famiglia, l'occupazione la si trova dove? Nella famiglia, e si resta a casa laddove è possibile, e quando si va all'estero a studiare, spesse volte si torna a casa e si è costretti a stare in famiglia. Allora è nei confronti di questa forza, di questa energia che dobbiamo ragionare, dobbiamo parlare. Il dato che cadano le imprese con ragazzi, con giovani sotto i 35 anni è patologico e questo va considerato, io lo metterei come la priorità assoluta delle considerazioni del perché questo è. Perché queste energie sono il domani, e lo sviluppo vuol dire guardare quello che capita tra 10 anni, non è che vuol dire quello che capita nei prossimi 6 mesi. 6 mesi è la congiuntura e speriamo che l'economia europea tiri, se tira un po' tira anche qui. Ma insomma questi sono discorsi da economia congiunturale che non interessano, interessano ovviamente moltissimo a ciascun operatore, ma non sono risolutivi rispetto a una situazione di fondo dove c'è un esubero così importante di una particolare energia che dà risorsa, che è data dalle nuove generazioni, che rischiano poi di sbandare, che rischiano eccetera, eccetera, eccetera. Ora, che cosa quindi in qualche misura, qual è il messaggio che uno può dare in questo momento? Prima di tutto appunto conoscerlo bene questo fenomeno. Secondo, lavorare molto bene con le forze dell'ordine per evitare che ci siano, ecco, eccessi di deperimento del valore di questa forza e di questa energia, che può davvero sbandare verso soluzioni di vita completamente fuori posto. Terzo, valutare, o dovunque ciò accade, dovunque ci sono esempi, verificare cosa si sta facendo per offrire alle giovani generazioni una opportunità e che quali sono gli esempi altrui. Qui nessuno deve fare il maestro, nessuno è in condizione di dare consigli. Io sono davvero fuori da me da dare un consiglio che qualunque esso sia, se non andare a informarsi su cosa accade laddove le cose accadono. E allora andare a informarsi cosa accade, dove le cose accadono, ci vede per esempio che in certe situazioni, in certe facoltà universitarie dove ci sono ricerche, si va oltre la laurea e ci sono dei strumenti con i quali in facoltà di ingegneria, Politecnico di Milano piuttosto che Torino, si pensa al futuro. Io ho avuto modo di partecipare a una, laureato nel Politecnico, ogni tanto mi invitano quale persona che ha avuto successo nella vita per fare i confronti con quelli che vengono fuori adesso. Si usano queste cose un po' all'americana, ma insomma si usano. E mi sono trovato di fronte, sempre ogni volta che vado, mi trovo di fronte siamo 5 o 6 della generazione, e di fronte a 5 o 6 che hanno laureati da 5 anni, per vedere qual è il loro percorso. Il loro percorso è totalmente diverso dal nostro. Per esempio, io devo dire, nessuno di loro, nel descrivere qual è stata la sua esperienza di vita, ha mai usato la parola assunto. Nessuno è mai stato assunto. Se le sono cavate da solo, hanno fatto della loro vita universitaria una vita non, come diciamo in Italia, perché siamo diventati preparati, che la visione
di sé come di un recipiente che debba essere preparato, una volta preparato si chiude la botte e la si rotola giù per la collina, ma siamo pronti a piccoli accorgimenti, ricerca di laboratori dove sviluppare l'idea che hanno avuto, ricerca di piccole industrie che gli mettono a posto i prototipi, viaggi in America, viaggi in Germania per mettere a punto prototipi e realizzazione di una loro iniziativa. Questi sono i ragazzi di successo del tempo presente. Allora, far conoscere questo ai ragazzi, ai nostri, sarebbe già molto importante. Se invece andarci io a queste riunioni, ci mandassimo ragazzi qui a vedere che cos'è il mondo che si prospetta, che non è un mondo nel quale ti piove addosso nulla, ma è un mondo nel quale ti devi andare a zappare il tuo orticello. Che non significa che non siano da scartare investimenti esteri, che siano da scartare investimenti manifatturieri, per carità. Tutto quello è ancora validissimo e l'idea che ci possa essere sviluppo di industria manifatturiera mi trova perfettamente d'accordo. Però c'è questa novità che deve essere capita, perché è una trasformazione culturale di fondo che le nuove generazioni non trovano. Nella vecchia generazione trovano asilo fino ai 30 anni, nella vita domestica, ma non trovano nelle istituzioni, nelle organizzazioni, neppure nell'industria, almeno fino a quando le cose stanno andando come vanno adesso, delle occasioni per il loro cimento. E la cosa triste è quando un giovane che ha studiato e si è laureato, nessuno lo aiuta a attraversare la strada. Cioè, che è lì il momento della vita fondamentale di una giovane energia, è finito lo studio il passaggio successivo, dove si è proiettati, dove si trovano le occasioni. Se me ne devo cercare da solo, dove le trovo? Non a caso avete visto i giornali di questi giorni, quanti giovani italiani se ne vanno all'estero. Ma voglio dire, questa non è un'incentivazione ai giovani, prendete, andate all'estero, è un'incentivazione a fate quello che ritenete di fare ovunque, anche se volete andare all'estero, andateci, ma fatelo. E per fare questo io credo ci sia soltanto, come in tutti i processi di sviluppo, in parte sono sempre imitativi. Ci sono gli esempi altrui che dicono: come credete che Veneto sia diventato un'area dove i contadini sono diventati tutti piccoli industriali? Perché mio zio fa così e lo faccio anch'io, perché il mio vicino si è messo a fare questo e perché non devo farlo anch'io. E quindi sfruttare al massimo ancora una volta le conoscenze, ma questa volta non solo le conoscenze del territorio per gli investimenti altrui, non solo le cose a sacrosanto, non solo e questo è il problema delle infrastrutture, mi sembra molto importante, non solo la realtà descritta e conosciuta per poterla rappresentare bene a coloro cui dobbiamo porre le domande, il tema che è stato richiamato, qual è l'ordine delle tue richieste più importanti, è un problema che qualsiasi amministrazione dovrebbe avere, invece ho l'impressione che questo non ci sia, non ci sono delle priorità chiarissime, identificabili in varie amministrazioni pubbliche più o meno grandi o più o meno locali o centrali. Comunque, ripeto, c'è molto da fare nel senso dell'architettura migliore del territorio, della presentazione del territorio e del verificare quali sono gli ostacoli a che questo territorio diventi appetibile per